A quanto si dice, Natalie Portman non è sorpresa che il suo ex marito, Benjamin Millepied, abbia voltato pagina così in fretta dopo il divorzio. Natalie non è sorpresa che Benjamin abbia voltato pagina a causa di come è finita la loro relazione. Pensava che avrebbe voltato pagina molto in fretta, ha detto una fonte a Us Weekly. Natalie spera che Benjamin sia felice, ha aggiunto l'insider, notando che l'attrice di Il Cigno Nero ha saputo delle foto del ballerino francese che baciava una donna sconosciuta poco prima che fossero rese pubbliche il mese scorso. Natalie Portman e Benjamin Millepied nel 2011, una seconda fonte ha dichiarato al sito che Natalie non è influenzata dalle decisioni sentimentali del suo ex. La vita sentimentale di Benjamin non ha davvero alcun peso su Natalie, ha detto la seconda fonte a Us Weekly. È super felice della sua vita in questo momento e ha dato priorità alla famiglia e agli amici. Un'altra fonte ha rivelato a Page Six, a Natalie non importa molto con chi esce Benjamin. Ha voltato pagina molto tempo fa, il 15 ottobre, Millepied è stato visto baciare una donna misteriosa a Parigi. I problemi tra Portman e Millepied fecero notizia nel giugno 2023, quando Page Six riferì in esclusiva che stavano lottando per salvare la loro unione dopo aver scoperto che il coreografo aveva una relazione con l'attivista per il clima Camille Etienne. La star di Thor, Love and Thunder, ha scoperto la relazione del suo allora marito all'inizio di marzo 2023. Un'agenzia di stampa francese ha pubblicato delle foto di Millepied ed Etienne che entrano separatamente nel suo ufficio di Parigi nel maggio 2023 e ne escono due ore dopo, a 10 minuti di distanza. Non si sono lasciati e stanno cercando di risolvere le cose. Ben sta facendo tutto il possibile per farsi perdonare da Natalie, aveva rivelato una fonte a Page Six all'epoca. Lui ama lei e la loro famiglia, Natalie Portman e Benjamin Millepied alle Blue Mountain. A gennaio, Natalie Portman ha alimentato le voci sul divorzio quando, in un'intervista al Wall Street Journal, ha rivelato che viveva in Francia con i suoi figli, il figlio Aleph, 13 anni, e la figlia Amalia, 7 anni, ma non ha menzionato Millepied. Sebbene sembrasse che la coppia, convolata a nozze nel 2012, stesse cercando di risolvere i propri problemi per il bene dei loro due figli, Natalie ha chiesto silenziosamente il divorzio dal coreografo nel luglio 2023 e ha finalizzato le pratiche a febbraio, come ha detto il suo portavoce a People a marzo.